Ciao a tutti e bentrovati qui sul canale. Allora, con il video di oggi sono riuscito ad unire tre delle mie grandi passioni, cioè l'esplorazione urbana, il trekking e il mare. Siamo andati nella riviera Ligure di Levante, in quel tratto di costa chiamato Costa di Tramonti, che si estende grosso modo da Porto Venere a Rio Maggiore, quindi diciamo da Porto Venere alle Cinque Terre. E che probabilmente è una delle zone più affascinanti di tutta la Riviera Ligure. Allora, qui la costa alta e rocciosa si getta a picco sul mare, su un mare dalle trasparenze straordinarie, creando paesaggi, vedute di incomparabile bellezza. In un luogo così bello, ma anche così impervio e isolato, in quanto non ci sono strade, ma solo ripidi sentieri percorribili solo a piedi, sono nati dei piccoli borghi, che qualcuno definirebbe borghi fantasma, anche se, come vedremo, in realtà non lo sono. Questi non sono borghi marinari come per esempio le più note Cinque Terre, come Tellaro, Porto Venere o tanti altri borghi della Liguria, ma al contrario, sono borghi agricoli e infatti non sono situati direttamente sul mare, ma sono a mezza costa. Qui un tempo si viveva di un'agricoltura di sussistenza, un'agricoltura eroica, fatta di piccoli poderi a terrazza nei quali si coltivava principalmente vite, olivo, ortaggi, eccetera. Se è vero che questi piccoli paesini sono oggi praticamente disabitati, è anche vero però che non sono stati abbandonati e proprio in questo senso non possono essere chiamati borghi fantasma. Qui, infatti, gran parte delle case sono state, come dire, restaurate, ristrutturate e vengono affittate a quei pochi coraggiosi turisti che per qualche giorno vogliono estraniarsi completamente dal mondo, oppure vengono utilizzate dai legittimi proprietari che ancora oggi si prendono cura dei loro orti e dei piccoli poderi a terrazza. Allora, i borghi in questione, i borghi di cui stiamo parlando, sono Case Persico, Schiara, Fossola e Monesteroli. Monesteroli, che forse è il più famoso di tutti, per via della scalinata grande di Monesteroli, che con i suoi 1100 gradini sembra proiettarsi sull'infinito. Ebbene, noi quella incredibile scalinata l'abbiamo percorsa prima in discesa e poi in risalita. E quelle che seguono sono le immagini di questa nostra stupenda esperienza. Thank you.
Allora, signori, commenti su Monesteroli. Notevole, una bellissima escursione. Bello per atleti. Per atleti come Gino Bezzecchi? Esatto. Ehi, uomo solitario. Di qualcosa, un tuo parere, bellissimo. Ripeti. Voglio tornarci. Quando torniamo? Si fa nessuna fatica. Esatto. La scala è agevole? Arrivarci, tornare indietro, ve lo diremo alla fine. Esatto, ripeti, scusa. Torna, è facilissimo arrivare, tornare indietro, ve lo diremo alla fine. Gino? Sì, no, torneremo. Torneremo, ma in barca la prossima volta. Partiamo che sennò... Thank you.